La dislessia non è una malattia, ma un disturbo che va affrontato prima possibile nei bambini per evitare che abbia un impatto negativo sulla crescita psicofisica. Per questo è importantissimo il ruolo degli insegnanti delle scuole, che devono essere in grado di riconoscere il bambino dislessico e di indirizzarlo insieme alla sua famiglia in un percorso di correzione gestito da professionisti. In questa direzione andava il seminario di oggi pomeriggio al secondo circolo didattico Caruano di Vittoria, che ha visto la partecipazione di importanti relatori: il professor Francesco Iemolo, primario di neurologia del Guzzardi e docente all'Università di Catania, il dottor Giuseppe Zappalà, neuropsicologo del Garibaldi di Catania e docente alla LUMSA di Roma, e la dottoressa Valeria Drago, neurologa dell'ASP di Siracusa e assistente aggiunta all'Università della Florida. A organizzare il seminario, al quale hanno partecipato decine di insegnanti da tutti i circoli di Vittoria, oltre al secondo circolo c'erano anche il Lions Club e l'Associazione Siciliana di Neuroscienze. Utilizzando le nostre competenze, le nostre conoscenze, le abbiamo messe in condizione gli operatori veri, quelli che devono sapere riconoscere, ancora prima di medicalizzare un problema, devono sapere riconoscere, e noi mettiamo a disposizione volontariamente questo tipo di capacità. L'elevata affluenza di insegnanti vittoriesi testimonia l'importanza dell'argomento e la diffusione della dislessia tra gli alunni della città. Abbiamo oggi più di 100 docenti di tutto il territorio che ha partecipato. E questo perché? Perché in realtà stiamo rilevando che parecchi sono i bambini che hanno delle difficoltà di apprendimento che non sono sicuramente dovute né a un fatto di natura socioambientale o familiare, come spesso si pensa, né a motivazione di carattere neurologico. Quello di oggi al Caruano è solo il primo di una serie di appuntamenti sul tema della dislessia. Il prossimo passo, infatti, è coinvolgere le famiglie dei bambini.